Ehi, ciao ragazzi, buona domenica. Oggi parliamo di che cosa non deve mancare nella tua lista numeri di telefono, chiamiamola così, lista nomi, se vuoi investire in immobili in maniera giusta, professionale, soprattutto senza creare dei casini, nel senso che senza questi numeri di telefono probabilmente molte persone avrebbero difficoltà nel concludere operazioni immobiliari, anzi si metterebbero nei guai. Vi assicuro che ogni settimana ne vedo di tutti i colori. Frequento anche forum di investitori, frequento insomma altri siti e vedo spesso e volentieri che le persone non hanno ancora un chiaro concetto di cosa significa investire in immobili. Molti pensano che bisogna per forza subito concludere l'operazione immobiliare, ma è la cosa più sbagliata che si possa fare. Il lavoro più semplice da fare è quello che fanno poi tutti quelli che hanno dei risultati in maniera duratura, cioè quello di crearsi una lista di professionisti che insomma gli ci si può dare del tu quando li chiamiamo. Quindi se nella tua rubrica, nel tuo cellulare, hai adesso la possibilità, anche se domenica, di poter chiamare il tuo mediatore di fiducia, vuol dire che hai fatto un ottimo lavoro, significa che hai seminato. Molte persone pensano che seminare significa andare una volta sola in un'agenzia immobiliare presa a caso su immobiliare.it e dire: guarda, io sto cercando un affare, proponimi un affare, ti do una percentuale più alta, offrirò una cifra intorno al 30-40% in meno e poi voglio le chiavi, dopo caparra, e se accettano ti do anche forse la possibilità di rivendere la casa. Dopo qualche giorno mi scrivete, mi dite: Franco, non mi chiama nessuno, non mi ha preso di insomma sul serio neanche un mediatore. Come mai? E come mai secondo te? E perché le cose bisogna saperle dire, bisogna saperle fare in un certo modo. È un po' come un rapporto tra un uomo e una donna. Se un uomo va e gli dice tutto quello che ha intenzione di fare da qui a 3-4 settimane, insomma, dicendo: noi adesso ci conosciamo, parleremo, poi faremo questo, faremo quello, faremo quell'altro. Cioè diventa molto molto presuntuoso. I rapporti vanno coltivati, i rapporti devono essere costruiti, i rapporti nel settore immobiliare devono essere per forza creati. Vuol dire che se sei senza un mediatore di fiducia stai sbarellando di qua e di là senza arte né parte, senza nessun obiettivo. Non avrai mai la possibilità di rivendere rapidamente un immobile, ad esempio se hai preso hai avuto un ok dei creditori e quindi hai un ok di stralcio, non avrai mai la possibilità di rivenderlo rapidamente perché magari ti vai a imperagare con qualcuno che non ne capisce nulla, con qualche mediatore che non è veloce, oppure se hai bisogno di cessioni del compromesso da fare non ricevi segnalazioni, quando vai a vedere le case ti rimbalzano, ti dicono: no, questa offerta non la prendiamo, la risulta scandalosa, mi avviso, no, il proprietario ha già rifiutato un'offerta molto superiore alla sua, se ci fosse un affare simile me lo faccio io da solo, è illegale, e così via. Queste sono le difficoltà stupide principali che affronta un investitore immobiliare quando non inizia a lavorare subito sulle convenzioni. È meglio impiegare un anno sulle convenzioni e poi concludere operazioni immobiliari per tutta la vita che non stare un anno a cercare di fare proposte senza avere delle convenzioni. Quindi se stamattina puoi chiamare il tuo agente immobiliare e dici: ciao, guarda, come stai? Ti volevo chiedere una cosa per domani, per dopodomani, non ti manda a stendere, sei a un buon punto. Se puoi chiamare la stessa cosa il tuo geometro o il tuo architetto per chiedergli un consiglio, perché le case si vedono anche la domenica, ok? Gli appartamenti si vedono anche la domenica, quindi tu devi chiamare anche il professionista di domenica perché lo paghi. Quindi se hai il numero di telefono del tuo geometra sei a buon punto, vuol dire che lo puoi chiamare adesso. Prova a chiamarlo, se non ti risponde vuol dire che non è ancora quello giusto. Chi altro? L'avvocato per uno straccio. Non puoi fare stracci senza un avvocato. Anche se sai a memoria, anche se sai a memoria la tecnica, anche se sai prendere deleghe a pacchi, non puoi concludere lo stralcio, la fase finale, quella dell'organizzazione, l'1% finale, senza la... Stavo investendo un ciclista che è passato col rosso. Pensano che anche se sono ciclisti, col rosso si possa passare. Vabbè, ha fatto perdere il segno. Quindi si può anche, cioè bisogna concludere la fase finale di uno straccio con l'avvocato, quindi devi chiamare l'avvocato, il tuo legale. Qui ti posso concedere, magari visto la sua professione, la sua figura, eccetera,
che sia solo professionale che ti dia la consulenza giusta, quindi senza magari chiamarlo la domenica, ma io potrei chiamare in questo momento anche l'avvocato, chiedergli delle informazioni, e un avvocato che coinvolgo anche nei miei live, nei live degli stralci e così via. Quindi adesso è molto semplice per te. Se vuoi guadagnare con gli immobili, con il mattone, se vuoi investire in maniera costante, non essere una meteora di questo super business che fa muovere in Italia miliardi di euro tra indotto, no? E compravendite, devi formarti subito un team che puoi chiamare la domenica. Quindi è una provocazione, nel senso che puoi chiamare tu adesso questi professionisti, o ti mandano a stendere, o hai soltanto il numero dell'ufficio. Il numero dell'ufficio non è sinonimo di grande amicizia. Ad esempio il mio cellulare privato qualche corsista ce l'ha, ma sono due persone, tre persone, perché hanno poi stretto un rapporto così costante, così duraturo, eccetera, siamo diventati amici. Ma non do mai il mio cellulare, perché ci sono migliaia e migliaia di persone che mi seguono, è ovvio che non posso dare il cellulare a tutti. Il mediatore è la stessa cosa, migliaia di clienti, quindi non è detto che diano il cellulare a tutti, solo a quelle persone che sono riuscite a farsi ben volere e dove vedono un progetto. Quindi il mediatore deve essere super pagato, dobbiamo criticare sempre quelle persone che hanno la segnalazione giusta dal mediatore la prima volta, hanno fatto bingo, e cosa fanno? Poi mi scrivono: Franco, se me lo rivendessi privatamente senza di lui? E lui che cosa si è servito? E tanto ha già preso una provvigione. Sì, ho capito, ma fagliene prendere due, fagliene prendere quattro, ti richiama 100 volte. La tirchieria in questo caso è veramente una cosa stupida e senza nessun senso. Privatamente vendere le case bisogna essere ovviamente capaci, non è facile, ma soprattutto se hai una convenzione da costruire con il mediatore, quando gli dai le chiavi del tuo appartamento lui ti adorerà. Quindi in conclusione, per non essere troppo prolisso, che è domenica, vi siete appena svegliati, il consiglio è: controlla in agenda se adesso in questo momento per finta potresti chiamarli veramente, questi professionisti, architetto, ingegnere, agente immobiliare, il broker finanziario, il mediatore creditizio, queste persone qui, l'avvocato, eccetera. Se non li potresti chiamare e hai il numero dell'ufficio, significa che siete ancora molto lontani dal creare quello che io definisco un legame stretto e un rapporto di fiducia reciproca. Se proprio non hai neanche idea ancora di chi chiamare, perché non ti sei ancora convenzionato e continui a vedere appartamenti senza avere una convenzione, qualcuno dice: ma io faccio aste, non mi serve il mediatore. Non ti serve il mediatore, chi te la rivende la casa poi? Ok? Me la rivendo da solo. Ma se vuoi fare l'agente immobiliare o vuoi fare il professionista, è come andare al ristorante o cucinarsi da solo. Un conto è andare al ristorante, hai un servizio, fai il signore e non devi stare a farlo a cucinare tua moglie, non devi cucinare te per tua moglie e viceversa. Altro discorso è avere un servizio di un professionista. Il professionista che ti vende la casa che hai preso all'asta poi ti segnala anche affari di cessione del compromesso. È un dare avere, no? Se sei troppo ingordo non funziona. La stessa cosa per lo stralcio, ne parlerò anche al live di fine marzo, anzi grazie, sold out, 54 persone, veramente un grande risultato. Lo straccio si può cedere senza soldi, lo faremo vedere, ma serve un mediatore super rapido. Io vi porto il mediatore proprio in aula per farvelo conoscere. Bene ragazzi, fatevi un po' i conti, i vostri conti. Sapete se avete questi numeri, se non li avete è molto facile crearseli, magari ci vuole qualche giorno in più, però state tranquilli che i risultati saranno vita naturale, durante, ok? Vi auguro buona domenica, ci vediamo fra una ventina di giorni a Genova e grazie ancora per la forte adesione al live Stralci e Aste. Ciao da Franco. Ciao.